Ciao a tutti, sono Martina e oggi qui con noi avremo un ospite d'eccezione, Silvia Mangano, che è la fondatrice di questa azienda Calambur. E oggi il progetto sarà un orologio in stile romantico, sempre con le malte di Calambur. Ciao a tutti, grazie Martina per questo invito speciale. Partiamo stendendo il fondo acrilico con un rullino. Il fondo acrilico va sempre mescolato prima di essere usato, lo metteremo nel piattino per poterlo raccogliere col rullino. Ok, va bene. Rullino, eccoci qua. Ok, prendi un po' di colore col rullino. Inizia a stenderlo sul tuo supporto di MDF. Immagino che bisogna stendere tutto in maniera uniforme, vero? Assolutamente sì. Il nostro fondo è sufficientemente coprente, quindi non ci sarà bisogno di dare una seconda mano. Sei bravissima. Hai visto? Grazie. Martina, adesso col pennello. Questo quindi qua. Abbandoniamo il rullino, col pennello diamo un po' di fondo al bordo. Vedi che è un bordo scanalato, quindi è molto più pratico dare il fondo acrilico con il pennello e non col rullino. Ok, va bene, un po' più preciso magari anche. Esatto. Ora che il nostro supporto si è completamente asciugato, procederemo con la stesura del colore acrilico. Che colore sarebbe, scusami Silvia? Ah, i nuovi colori Calambur. Sono colori acrilici extra fini e sono anche l'ideale per la tecnica Sharpie. Una nuova tecnica di decorazione. Beh, proprio nuova non è, ma è ritornata di attualità proprio in questo periodo. Okay, allora mettiamo un po' di colore nel nostro piattino. Bisogna usare il pennello questa volta. Così ti insegno ad usare tutti gli strumenti. E iniziamo a dare il nostro colore. Sarà sufficiente dare una sola mano di colore. Essendo colori acrilici extra fini, non hanno bisogno di un secondo passaggio. Quindi diamo il colore su tutta la superficie come abbiamo fatto prima con il fondo acrilico. Adesso che abbiamo finito di tagliare tutta la carta di riso, procederemo con l'incollaggio con la nuova colla per decoupage Calambur. L'ho agitata precedentemente, la riagito adesso. Ok, adesso? Direttamente dal barattolo andiamo a posizionare un velo di colla sul nostro supporto. Su tutto il supporto, su immagino. Su tutto il supporto, perfetto. Proprio un velo di colla. Martina, partiamo dal nostro... con il soggetto che andrà in alto. Ok. Quindi accarezza la carta, guarda, molto piano. Dal centro verso l'esterno, perfetto, dal centro verso l'esterno. Poi sopra questo centro io posizionerò il quadrante, metterò un velo di colla, guarda, sulla carta dove andrò a posizionare il quadrante orologio. Adesso un velo di colla ti servirà per incollare il quadrante dell'orologio a supporto. Ho deciso di mettere i fiori sopra il quadrante per creare qualcosa di differente. Il nostro orologio sta prendendo forma. Ora Martina, per completare la decorazione del nostro orologio, il pezzo forte, le nostre malte. Quindi ti farò usare gli stencil. Prima useremo la malta per la rosa per dare un effetto satinato a rilievo con gli stencil. Allora, ti faccio vedere prima con questi sono gli stencil. Esatto. Devo cercare di capire dove poter decorare con gli stencil. Quindi pensavo di decorare questo angolo con lo stencil. Prova a posizionare il tuo stencil. Io provo a metterlo così più o meno. Sì, oppure lo puoi appoggiare dall'altra parte. La cosa bella degli stencil è che li puoi usare o da una parte all'altra. E
ed è carino anche andare sopra il disegno. Col retro della spatola, perfetto, devi prendere un po' di malta. Aspetta che... Esatto. Okay. Adesso guarda me, partendo dall'esterno verso l'interno, vado a posizionare un po' di prodotto all'interno della nostra isola vuota, chiamiamola così. Col movimento del polso accompagni il prodotto all'interno del disegno. Esatto. Ora Martina, con un colpo deciso, togli lo stencil. Ok. Perfetto. Wow. Bellissimo, brava. Grazie. Procediamo con un altro stencil nella parte superiore del nostro orologio. Ricordati sempre di scaricare lo scotch, sì, e di fissare la mascherina al nostro supporto, e poi procederemo con la stesura della malta effetto glitter. Adesso la vedete bianca, ma asciugandosi creerà un effetto multicolore. Quindi un effetto completamente diverso da quello... Assolutamente sì, quindi creeremo, perfetto, due texture differenti alla nostra decorazione. Molto bene. Come prima. Ok. Ora scopriamo il nostro lavoro. Eccolo, voilà. Il nostro lavoro adesso è finito, naturalmente manca il movimento con le lancette. Hai visto che bel effetto, Martina, quegli stencil e le malte? È bellissimo, anche questo effetto glitterato dell'ultima malta, veramente fa un bel effetto. Speriamo allora che vi sia piaciuto il nostro progetto. Se appunto se vi è piaciuto, iscrivetevi alla nostra pagina di YouTube e appunto commentatela anche. Grazie, ciao! Per realizzare l'orologio romantico, Silvia e Martina, con l'aiuto di un rullo, hanno ricoperto tutta la superficie della tavola in MDF con uno strato di fondo opaco all'acqua. Una volta asciutto, hanno colorato tutta la superficie con del colore acrilico bianco. Una volta ritagliata la carta, l'hanno incollata sulla tavola in MDF con la colla da decoupage, su cui poi hanno incollato il quadrante dell'orologio. Per completare la loro creazione, hanno steso con il retro di una spatola all'interno di uno stencil prima la malta perla rosa e poi quella glitter multicolor.